Sindaco, festa del Sacro Cuore a Mugnano, come si prepara la città? Fortunatamente la buona notizia che possiamo dare è un grande grazie, soprattutto un grande grazie ai lavoratori che sono stati intelligenti, hanno compreso diciamo quali erano le problematiche. Possiamo dire che la festa del Sacro Cuore si svolgerà senza rifiuti per strada. Un grosso grazie ai sindacati e anche all'amministrazione e alla ditta, diciamo, che tutti quanti insieme siamo riusciti a ottenere questo importante risultato. Il programma è costellato da vari eventi, soprattutto incentrato sulle giornate di venerdì e sabato, il 17 e il 18 ottobre. In pratica avremo sia la personalità dell'anno come nuovo evento venerdì sera, personalità dell'anno del Comune di Mugnano, mentre sabato abbiamo il cuore di notte, una sorta di piccola notte bianca con artisti di strada, band emergenti e ospiti da Made in Sud quali Alessandro Boli dei Sud 58. Poi avremo nelle altre serate influenze balcaniche lunedì con Rome e Daniele Sepe, martedì i fuochi, ovviamente orgoglio di Mugnano in memoria anche dei quattro fuochisti morti pochi mesi fa per l'incidente che tutti noi sappiamo. Mercoledì avremo invece sempre da Made in Sud Gigi e Ross insieme a Tony Figo. Giovedì avremo invece un ospite musicale quale Ivan Granatino, più un ospite a sorpresa che ancora ora non possiamo divulgare per mantenere un pochino diciamo, l'attenzione e la curiosità dei cittadini. E finirà il tutto venerdì con una sorta di danza sociale, un musical Ballando per un sogno, il quale chiuderà la festa del Sacro Cuore che si incentrerà su 9 giorni complessivamente.